Cavoli, guarda che roba, abbiamo anche le coreografie oggi. Mamma mia, fuori onda cosa stiamo guardando. È meraviglioso. Allora abbiamo altri due ospiti da Trentelode, ovvero Marlene e Lorenzo. Ben arrivati ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno a voi. Allora, loro vengono dal Trentino. Da dove esattamente? Allora, io da Revol in Val di Non. E io da Romino. In Val di Non, sempre. Da Romino, che è sempre in Val di Non. Cioè, che non mi risulta. Romino. Anch'io ho chiesto. Romino. Romino, ragazzi. Romino non mi risultava strano. Perché anche lì abbiamo battuto la zona, mica da ridere. Vabbè, qualcuno ha battuto anche la tua macchina, anche la mia. Ma questo è un altro discorso. Creò non esiste. Però, non sto, vervò. C'è anche un dovò, però quello. Senti, vabbè. Prima di iniziare tutto quanto. Il ragazzo ha battuto tutti i record. Sì, complimenti. Perché io in 15 anni non avevo mai visto nessuno arrivare qui in radio e riuscire a parcheggiare all'interno di un campo coltivato. Esatto. Perché mai nessuno ha usato tanto. Lui. Tanto è vero che quando ho visto la macchina del campo ho detto: ma cazzo, ma non ci abbiamo mai pensato però di andare a parcheggiare. Di fare un parcheggio. Ci voleva Lorenzo. Lorenzo, io direi un centro commerciale qua ci starebbe benissimo con un parcheggio annesso. Tiriamo giù. Mentino buttato così, tu hai dato l'idea geniale che nessuno ha mai avuto in 15 anni. Sembrava comodo. Era qua giustamente. Anzi, l'ho visto anche far manovre tranquillamente. Certo. Chi è stato a dirti di spostare la macchina? Chi è stato? Giuda Basso, Socrates. Sì. Socrates. Cazzo gli frego adesso che fare la rigenatoriale. Poi non parcheggio. Vabbè, andiamo per ordine. La vincitrice è Marlene, che si è giudicata il Trentelode in che modo? Con la foto del portapenne a forma di mela rossa. Perché il tema era? È l'oggetto rosso più vicino. Più vicino ai nostri studenti in quel momento. Quindi lei ha questo portapenne a forma di mela, giustamente, viene dalla Val di Non, quindi immagino che sia per quello. Sì, non è della Apple, Marlene, voglio dire. No. Ah, quindi si chiama anche Marlene, giustamente. Le mele. E lì è tutta una. Ma secondo te perché l'ha chiamata Marlene adesso? Certo. Cioè, non è che ci voleva proprio Piero Angela adesso. Dimmi un'altra specie di mele. Specie che è un animale, un'altra razza. una categoria, come le chiami? Ci sono le golden. Ecco le golden, le bravo. Golden hanno chiamato il cane. No, ma per le mele è più esperto lui. Lei si chiama Marlene, avrai un cane? Mi è morto a giugno. Ma anche tu? No, ragazzi, ma cazzo, ma fateli mangiare sti cani, morirono tutti. Cioè, non lo so io. Che ne so, Lorenzo ti regalerà un altro cane, lo chiamerai Golden. Che bello. Sì. Bello. Non mi sembra molto contenta come nome, che è molto mica è un consorzio agrario delle mele, una famiglia, poverini. Perché Lorenzo sei tu quello che si intende più di mele rispetto a Marlene? Perché io le coltivo. Ah, ecco, allora è a lui che però, vanno fatte. Però in realtà lei si chiama come la concorrenza, perché noi facciamo le melinda, non le Marlene. Azza! La mia famiglia mi prende un sacco in giro su questa cosa. Effettivamente, si lavora la melinda, la fidanzata Marlene. Cioè, che cazzo. Quanti quintali di mele raccoglie all'anno? Parecchi. Quindi, siccome noi abbiamo, tu avrai sentito parlare del cavallo di razza Widmann, c'è una razza di cavalli nelle tue zone che si chiama proprio di Widmann, è uno che c'ha un problema di raglio, uno che raglia molto, sbava proprio, non è bello da vederci. Non è un cavallo di quelli che cazzo che cavallo, invece un cavallino così razza Widmann, si accoppia una volta all'anno, poverino, nel mese di maggio, le prime notti di maggio gli si accoppia, cioè copre la prima cavalla che trova e poi basta. Ma mi sa che ormai non si accoppia neanche più. Anche secondo me, che era troppo impegnativa la ma cosa. Secondo me infatti si sta estinguendo un po' la razza. Come mi sfugge, com'è che verso fa il cavallo? Nitrisce, mi faccia il nitrito del cavallo della razza Widmann. È proprio un moscio. Ultimamente, lui spesso e volentieri ci porta al galoppo, tra l'altro, anche delle casse di mele tutti gli anni e vengono apprezzate. Quindi, volendo, noi possiamo provare anche le tue nel caso in cui. Oppure noi aspettiamo te. Ci dovrei rubarle quando io vengo. Ci troviamo a metà strada e ci vediamo incontro, insomma. All'Avio, ci vediamo lì. All'Avio. Va un po' più su, sai, fai sto sforzo, dai. Vabbè. Voi che fate nella vita, Marlene? Io studio all'Università di Trento. E cosa studi? Lettere classiche. Quindi da grande diventerai...
Non lo so ancora. Non lo sa ancora. Oh, spero comunque qualcosa. Importante avere idee chiare, Marlene. La vita è giusto. Lettere classiche, certo. Insegnante. Sì, ho abbandonato quell'idea. Perfetto. Quindi una ragazza disoccupata in Italia. No, no. Cazzo, ma molla, no, eh? No, qualcosa con lettere classiche è su andare al Bennett in cassa, però cioè lettere classiche basta che sia un lavoro, oh, giusto, mi va bene qualsiasi giusto. Cosa. Ma allora inizia, certo. Lascia stare, stai prendendo te, guadagna due soldi, dillo anche tu, da marito. Oh, oggi sono arrivato qua, gli faccio, devo insegnarti a portare, e lei, perché? Perché in caso, esatto, non sai cosa fare. Ma lei, detto, lei ha risposto, quasi poi una brutta l'idea di insegnare, così ha detto scusa. Mentre invece Lorenzo tu lavori, immagino, nell'azienda di famiglia. Sì, esattamente. Giustamente, giustamente. Lui, tra l'altro, oltre che essere appassionato di motori, proprio delle automobili, è appassionato di motori in quanto lui ha delle motoslitte. Sì. A motoslitte? Motoslitte. Sì. Cioè che ormai le rivendi. Cioè sono speso 3 anni. Vita, se vuoi. Perché non nevica più, cazzo. Cioè una volta c'erano le nevicate, iniziava a dicembre, finiva. Adesso 2 giorni di neve. Infatti finisce. Non sa più dove andare a sgranchire la motoslitta. Si dice. Una in vendita. Una in vendita. Una in vendita. Che marca è? Skidoo. La Skidoo, la famosa Sani, Skidoo. Ma che cazzo, so niente di marche di motoslitte, neanche di slitte, neanche di neanche moto, non è proprio, che ne sappiamo proprio, proprio zero. Leggiamo la scheda, allora, età 20? Sì. Perché è un po' tutto mimetizzato. Ci avete ripensato? Non ho capito, se devo descrivere lui, descrivere me, infatti, un disastro. Cosa diciamolo però, mi sa che qui ci sono delle istruzioni che non sono andate molto bene. Professione studentessa, sono descrittivo A. Così si urlo isterico, quindi che non sarebbe, che si è girato Simone. Alberto, si è girato Alberto. Oggi tutto un A. Stai attento, quindi, hai mai rubato qualcosa? No. 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 Ti sei mai vestito da fighetta? Lui dice di sì, secondo me no. Secondo te no. Cioè, l'uomo ha sempre ragione. L'uomo perché, ha sempre ragione. Voglio dire, dai le tue motivazioni. Beh, vai. In realtà io non... È soggettiva la cosa. Dici? Quindi, giusto, sì. Giusto. Confermo, quindi, confermo. Secondo lui sì. È un argomento difficile. Ma perché la donna dice non ha mai niente da mettersi. Ah, scusa, domanda, tagliamo subito sul nascere questa obiettività che vedete. Tacco, sopra il 10? Forse un paio di volte. E allora l'hai fatto, che cazzo vuoi? Dai, fino al 10, già si è stati larghi di maniche. Sei mai stato così ubriaco da non ricordarti le cose? Ora, tutti sanno, soprattutto io e Nasti, che in Val di Non, lì non si beve. Nel senso che lì proprio non viene mai sete. Brutto, proprio. Esatto. Quindi la risposta evidente è sì. Che strano. Non capita mai. Mi dice sempre il cavallo di razza Wittmann che lì non si va tanto sulla qualità, ma sulla quantità. Sì, assolutamente. Sì. Confermo. E lì viene sete, l'importante è bagnare l'ugola, capito? No, perché per la paura della disidratazione. Certo. Ingloba tanti liquidi, poi vediamo. Fai in questa stagione. È il mio nuovo mito, ragazzi. Dice, descrivi in 3 parole il tuo accompagnatore, ovvero lei descrive il fidanzato, rompiscatole, affettuoso e temerario. Che è temerario l'avevamo capito dal parcheggio. Ma più che temerario se ne sbatte i maroni, fa benissimo, è così che si fa, dai. Basta, la scheda è finita qua. Vuoi aggiungere qualcosa? Sai cantare? Non penso, ecco. No. Ma perché tu hai saltato delle righe, sai? Non so no. Se te ne sei accorto. Sai cantare, non penso. Non penso. Poi l'hobby, hobby? Scrivere, vedo, gliel'hai chiesto. Se le schede vengono fatte, Sari, o le leggi per bene, cioè qui c'è gente che suda e fatica per scrivere ste cazzate, e poi... Vabbè, comunque, hobby di scrittura, cosa scrivi? Poesie, a volte. Davvero? Dai, raccontaci una poesia. Poesia. Ma no, non me le ricordo. È arrivato il Natale. No, quello è un'altra cosa. Siamo tutti più di Natale. No, questa è una poesia molto profonda che mia nonna mi raccontava sempre, mi recitava con molto... Sì? È autunno. Cadono le foglie. Cadono le foglie. No, sugli alberi le foglie. Era... Quella è Ungaretti. Quello Ungaretti. Si sta come l'autunno sugli alberi delle foglie. No, questa è un'altra poesia. Ah, questo no. Parliamo la Gazzetta dello Spolalegge. almeno la Gazzetta. Sennò... No. Va bene, dai. Lo ringraziamo. Allora, Marlene e Lorenzo, passerei subito ai saluti perché è tardissimo. Volevo salutare qualcuno? Sì, vai. Allora, volevo salutare i miei rappresentanti, colleghi, rappresentanti di dipartimento, molto calorosamente. E parentesi, tantissimi... carinissimi insulti al mio collega rappresentante Masseo. Proprio le vuole un bene dell'anima. Assolutamente. Eh? Fantastico. Lorenzo? Io saluto la mia famiglia e i miei amici che sono fuori a portare al freddo mentre io sono qua al caldo. Eccola là. Ah, giusto, ogni tanto tocca a qualche fratello. Prego, ragazzi, Elide ed Elena, penso, vai con i saluti. Sono spiaggiati. Vorrei fare gli auguri. Ferma, aspetti. Nome? Elena. Che saluta, vai.
Pena, tanti auguri. Tanti auguri, Pena. Volevo salutare il prof e c'è poi la mia famiglia. Un bacio. Ma veramente? Ma lo stai facendo? Ma non è un prof di scuola. Ah, non è un prof di scuola? Di scuola. E che è? È un prof e basta. È un ragazzo. Ah, oh, lo chiamate prof. Lo chiamo mamma. Alberto, mamma. Alberto e Simone, prego, tocca a voi. Beh, allora, noi salutiamo la nostra famiglia e i colleghi di lavoro. E poi io saluto i miei compagni di squadra del PLV 72. I PLV, Ster? No, PLV. Cosa da dire? PLV, Ster. No, PLV. È una squadra come i tedeschi. Giusto, giusto. Simone. E io saluto anch'io i miei colleghi Zappini Giuseppe. E la mia ragazza com'era il compito Giuseppe, quello prima Zampini Giuseppe. Ah, Zampini Giuseppe, che l'avete citato il nome e cognome, giustamente. Ah, la sì, è la, l'azienda. È la fidanzata. Va bene, io chiuderei. Prego. Ma sì, anch'io voglio salutare la mia ragazza. Si sta Occhio, che guarda, questa cosa ti potrebbe costare carissima. Assolutamente. No, vorrei concludere con un pezzo neomelodico, questo Prego. Open Day, perché abbiamo il piacere di avere Elide, che è una grandissima cantante, quindi io concluderei con un pezzettino di neomelodico. Vai. Vai. No, vai. Ci sono 7-8. Vai. È New York buono, stamattina mi ha asciutato solo, l'adoro ro caffè, osteria per canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa commento, perché poi da fornì, ma non mi manca niente. Stamattina non ho detto un pezzo, ho detto un pezzo. C'è il ritornello, c'era il ritornello, Era, ma tu non sai, ma questo ragazzo, ma non sa niente, poi gli applaude il Festival di Sanremo, dice, questo è Clementino, ragazzi, questo era Clementino, certo. Ma che ne sai tu? Va bene! Buongiorno insieme! Grazie ai nostri alunni per questo fantastico Vivo Open Day. Noi ce ne andiamo, è tardissimo, vi lascio con Nasty e Nastyland. Noi torniamo domani domenica per la 4x7, sempre dalle 5 alle 7. Grazie a tutti, buon weekend! Ciao! Bye.